Buonasera. Riprendiamo un discorso sulla poesia dialettale italiana che l'Associazione Anassi Laus ha intrapreso da qualche tempo. Dopo aver trattato Giovanni Meli, il Belli, il Porta e Salvatore Di Giacomo, questa volta affrontiamo, sia pure con la brevità richiesta da questo tipo di interventi, l'opera di Cesare Pascarella, che ha conosciuto una certa fortuna sia editoriale che critica per alcuni motivi che esamineremo. Cesare Pascarella, nato a Roma, alla sua città legato, nato nel 1858 e morto nel 1940, ebbe, come succederà anche a Trilussa, degli studi abbastanza irregolari e viaggiò un po' in vari paesi del mondo. Ebbe anche la fortuna che l'ambiente romano in cui si trovò a formarsi e a vivere, quello cioè dell'Italia subito dopo l'unità, era un ambiente abbastanza stimolante dal punto di vista culturale, tant'è vero che egli conobbe D'Annunzio e si mosse anche nell'ambiente dei giornali, non soltanto romaneschi, che a Roma avevano diffusione. Cesare Pascarella ha avuto una fortuna da molti punti di vista, cioè quella di poter usufruire del battesimo critico ad opera del Cartucci, cosa a quel tempo particolarmente rilevante considerando la funzione egemonica che il Cartucci aveva in molta parte della cultura di quel momento storico. Questo perché egli utilizzò la forma metrica del sonetto, che era stata quella in cui il Belli aveva dato il meglio di sé, per trattare alcuni argomenti di tipo storico, con una posizione particolare, che costituirono, secondo il Carducci, un esempio di poesia di altissimo livello patriottico e ideologico. Vero è che questo aspetto del sonetto egli non lo prese solo dal Belli, ma anche dal Carducci stesso, il quale aveva dato vita a una sorta di celebrazione dell'epopea rivoluzionaria francese con i famosi sonetti del Saint-Rat. La prima produzione del Pascarella non è formata da sonetti di tipo storico, ma da un ristretto numero di composizioni che sono stati definite di tipo verista e descrittivo e che per alcuni critici contemporanei sono forse fra le sue opere migliori. Per evidenziare un pochino i tratti che lo distinguono dal Belli, io penso che sia utile confrontare velocissimamente due sonetti, uno del Belli e uno di Pascarella, che trattano lo stesso argomento. Vero è che in comune, come si vedrà, hanno solo il ritrovamento di un cadavere, che nel caso di Pascarella è il cadavere di un uomo, di un giovane, sotto il cui corpo si ritrova poi come un istrumento, cioè un coltello, mentre nel caso del Belli, che è il famoso sonetto Li malincontri secondo, per distinguerlo da un altro, è il cadavere di una ragazza uccisa. La critica ha messo in evidenza la fondamentale differenza, e vedremo poi anche il perché dal punto di vista del linguaggio, fra il tono un po' macabro adoperato da Pascarella e questa tinta forte che il Belli vi dà, però per il tramite di un ricordo d'infanzia destinato a lasciare parecchi strascichi. Leggo velocemente questi due testi perché sono utili per introdurre queste differenze. Il primo è il sonetto di Pascarella, Er morto de campagna, che è il quinto sonetto di una serie di cinque riferiti tutti a questo argomento. Stava infrociato là, a panza per aria, vicino a un fosso. Accanto alla grottaccia, impatassato dentro alla mollaccia, c'era una puzza che appestava l'aria.
Le cornacchie, i farti da per aria, venivano a beccargliese la faccia. E del pezzo di sopra delle braccia c'era rimasto l'osso. Che barbaria! E nell'alzarlo per portarlo via, gli trovassimo sotto un istrumento lungo così, che mo sta in pulizia. Poi Don Ignazio disse le preghiere e tornassimo con le torce al vento, per la macchia, cantando il miserere. Il sonetto che ha dato origine, sia pure in termini diversi, appunto, i malincontri secondo del Belli. Ma ricordo quando ero piccinino, che tanto mi portava fuori di porta a ricogliere il rispigno e qualche volta a rinfrescarci con un bicchiere di vino. Beh, un giorno per la strada della Storta, dove quello sfasciume d'un casino, ci trovassimo stesa, lì vicino, a un ortichetto, una ragazza morta. Tata a vederla lì a panza per aria, piena di sangue e con uno scarcio in gola, fece lo strillo e piò l'erba fumaria. E io, si be tant'anni sono passati, non ho potuto più sentir parola né girare per i luoghi scampagnati. Vedete, a parte la citazione diretta della panza per aria, che c'è in entrambi i testi, quello di Pascarella si mantiene soprattutto nell'ambito macabro del rinvenimento del cadavere, senza tutti gli altri aspetti apparentemente accessori che ci sono nel sonetto del Belli. Però questi esordi vengono rapidamente messi da parte da Pascarella, perché appunto comincia ad adoperare i sonetti per delle collane di natura storica. Da qui quel giudizio entusiastico del Carducci, il quale sostiene che Pascarella ha saputo elevare la sua ispirazione al tono epico e patriottico e che poi è alla radice di molta fortuna di Pascarella all'interno dell'ambito carducciano. Sto parlando soprattutto dei sonetti di Villa Gloria, noi diciamo comunemente Villa Glori, non Villa Gloria, però questa non è una svista di Pascarella, anche perché Carducci, in un epodo dedicato alla morte di Giovanni Cairoli, userà questa stessa dizione, Villa Gloria, per richiamare la valenza patriottica della denominazione. E questa è la prima collana di sonetti di Pascarella, 25 sonetti sul modello del Sairà, come abbiamo detto, che si lega a quell'esaltazione di Roma che, partendo dall'ideale mazziniano, era stata dal Carducci rielaborato e riaffermato. E ovviamente l'insurrezione dei fratelli Cairoli dell'ottobre 1867, in cui morì Enrico Cairoli e fu gravemente ferito il fratello Giovanni, che poi sarebbe morto 3 mesi dopo per i postumi delle ferite riportate. Ora, il narratore, il protagonista della vicenda, è un popolare, uno che faceva parte ipoteticamente della vicenda e che racconta in termini sofferti e drammatici gli esiti anche infausti della vicenda stessa. In effetti, mentre il Carducci appunto parla di questa elevazione da parte di Pascarella del dialetto alle altezze epiche, arrivando perfino a minimizzare in qualche misura il valore letterario del Porto del Belli rispetto a questo, vedremo poi il Croce ribadì qualcosa di diverso, ma comunque uno dei meriti di Pascarella che gli viene unanimemente riconosciuto è quello di aver trattato questo tema utilizzando non la stesura definitiva dei ricordi del fratello sopravvissuto di Giovanni Cairoli, ma utilizzando un testo che il giornaletto da campo che Cairoli scrisse subito dopo gli eventi, e quindi evitando
un po' di retorica che invece l'edizione definitiva comporta. Per questo tipo di testi leggiamo soltanto un esempio, perché più largo spazio deve essere dato alla scoperta dell'America e alla storia nostra, che sono le due opere successive in cui Pascarella dimostrò anche una maggiore ambizione compositiva. Nel sonetto che leggiamo vi è il momento in cui muore Errigo Carioli, cioè Righetto, come è citato nel testo, mentre Ninetto, del quale si parla, è Giovanni Cairoli, che lo tiene tra le braccia e lo sente spirare. E verso notte dice, questo dice, è il dice del popolano, dice, io non l'ho visto, però, e verso notte dice che Righetto, mentre che suono dell'Ave Maria di Roma gli suonava l'agonia, fece, povera mamma, Benedetto, e Benedetto Cairoli, ovviamente, che sarà poi presidente del Consiglio. Poi crebbe d'affanno dentro al petto e fece: sì, ma avrai da porta via, vuoi essere seppellita a casa mia. Fece un lamento e cascò giù. Ninetto allora lo chiamò, strillò più forte, non rispose, lo prese per la mano, era gelata, era il gelo della morte. Gli diede un bacio. E tartagliando a stento, sperando di essere inteso da lontano, strillò: m'è morto Errigo in sto momento. Questi sono gli esempi, diciamo, dell'epica pascarelliana, che appunto, come dicevo, fu talmente innalzata dal giudizio entusiastico del Carducci da fare di Pascarella un poeta apprezzato in molti ambienti. Ora, una delle domande che ci si pone è perché Pascarella abbia voluto usare il dialetto romanesco per un argomento epico, con tutta la difficoltà che comportava sia l'argomento per la sua altezza e drammaticità, sia il medium linguistico che doveva piegarsi a queste necessità. In una sua intervista, Pascarella aveva dato un giudizio particolare sul dialetto romanesco, sostenendo che il dialetto romanesco non è un dialetto, ma è la stessa lingua italiana pronunciata differentemente, all'opposto del milanese, del veneziano, del napoletano, che invece reputa effettivamente dialetto. Questo perché, secondo quanto riferì uno dei suoi amici e biografi, Bizzarri, perché Roma assorbirebbe tutte le città nell'unità d'Italia. Quindi l'Italia non è che un ampliamento di Roma. Questo è anche un segnale di certe tendenze ideologiche proprio dell'epoca. E perciò, in questo senso, usare il dialetto romanesco, che è una specie di lingua nazionale in un certo senso, contribuisce a valorizzare l'aspetto unitario dell'Italia. Queste qualità epiche, tante decantate, si oppone al giudizio del Croce, il quale pure ha simpatia per Pascarella, considerandolo un uomo, diciamo, un artista, ecco, non parla di poeta, parla di un artista, però contesta al Carducci l'utilizzo troppo disinvolto, a suo avviso, di questi concetti di epica e di poesia, e li attribuisce anche al fatto che il Carducci era particolarmente sensibile ai fatti e agli uomini della patria. Tant'è vero che contesta al Croce stesso la stroncatura che Pietro Mastri fece di tutta l'opera del Pascarella. E quando analizzerà La scoperta dell'America, che forse è l'opera sua più famosa e meglio riuscita, il Croce ha anche delle indicazioni apprezzative: la varietà dei toni, un'arte più pensosa di quanto in apparenza non sembri, una certa serietà da parte dell'artista. Ora, in questa scoperta dell'America, dove c'è sempre l'evento raccontato dal popolano, la vicenda di Colombo, che dopo essere stato un pochino
ridicolizzato, quantomeno, diciamo, non subito compreso nella grandezza della sua proposta, questo Colombo poi viene colpito dall'invidia dei detrattori e dall'ingratitudine di coloro a cui ha fatto del bene, per cui nel poemetto, in particolare, Colombo diventa una specie di exemplum del comportamento umano. Vedremo anche che diventa un exemplum della natura italica pure, che sono sempre quegli elementi che nel Pascarella ci sono sempre. E un'altra caratteristica sua, che poi sarà anche nell'opera successiva, è quella di utilizzare divagazioni, anacronismi, eccetera, per paragonare il passato col presente, come per esempio, cito solo un paio di versi, quando Colombo viene continuamente ricevuto dal re, dai ministri, rimpallandosi tutte le responsabilità di assumere una posizione nei suoi confronti, ecco il commento dell'uomo del popolano. E i ministri di qualunque stato sono stati sempre tutti della setta. Irre, orre, te portano in barchetta e te fanno contento e coglionato. Questo sarebbe il punto di vista dell'uomo comune. Attenzione, non del plebeo di Belli, perché siamo su un piano diverso, come saremo su un piano diverso anche con Trilussa. A un certo punto Colombo non dimentica di continuare a illustrare il suo progetto e alla fine l'unica cosa che decidono tutti è di formare una commissione perché possa valutare l'entità del progetto e la sua validità. Quindi questa America si allontana sempre di più finché Colombo ha l'idea brillante di farsi ricevere dalla regina Isabella. Questo colloquio fra i due, che è anche molto simpatico, mette in evidenza tante situazioni, diciamo, particolari di questo Colombo che si trova di fronte a questa regina, costretto quasi a mendicare, tutto sommato, che cosa? Tre navicelli, come lui li chiama, che e dice questo, che qui fra re, ministri e baricelli sapienti dice è inutile a parlarne, per cui sa, meridia i giocarelli, che sarebbero tutti i documenti che ha portato, no? Che me fottela, ma mi scusi le domande, fece lei, che vuoi, tre navicelli. E ognuno puta caso quanto grande, e fece lui sul genere di quelli che porta nel Marsala a Riva Grande. Come vedete, l'anacronismo del Marsala portato sul porto del Tevere era destinato anche a suscitare una certa ilarità del pubblico. Sia Pascarella che Trilussa sono non solo due abili illustratori in senso grafico del termine, ma anche dicitori delle proprie opere davanti al pubblico. Va bene, fece lei, vi sia concesso. Capisti siccome gli venne bene che glieli diede quel giorno stesso. E lui, sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciolse le catene e annede in alto mare con pranzo. Ecco la riduzione, diciamo, dell'impresa a questo aspetto. Questa introduzione di anacronismi, eccetera, è tipico di Pascarella. E a un certo punto arrivano in America, tralusciamo tutto perché il poemetto è molto lungo, e allora incontrano un indigeno. Ovviamente le chiedono di essere condotti davanti al capo. A parte l'indigeno rappresentato una specie di pupazzo con un ciuffo, eccetera, qui c'è quella famosa, ecco, la leggiamo proprio per questo, quella famosa affermazione che è destinata a suscitare le risa di questi che erano americani e manco lo sapevano. In caso che non potevano fare altrimenti, comunque no. E quello allora gli fece il piacere di portarli dal re, che era un sultano, vestito tutto d'oro e con cimiere de penne che pareva un musulmano. E quelli allora, con buone maniere, dice, sa, noi venimmo di lontano, per cui dice vorremmo sapere se lei siete o non siete americani. Che dite, fece lui, di dove siete? Siamo da qui.
Ma come so chiamare sti posti? Fece, noi non lo sapevamo. Ma vedi sì in che modo procedevano. Te basta dire che lì c'erano nati nell'America e manco lo sapevano. Questi sono gli aspetti, diciamo, comici di questa vicenda. E poi ci sono questi aspetti in cui si celebra l'italianità, anche la temperie storica si avvicina a questo discorso. Perché Cristoforo Colombo ha tanti meriti, ma soprattutto questi meriti gli derivano dall'essere italiano. Questi tempi sovranisti dovrebbero essere richiamati. E l'italiano è stato sempre quello. E se vi è un forestiero da lontano, se vede ha visto tutto il mondo sano, si arriva qui, si andata al cappello. Qui Tasso, Metastasio, Raffaello, Fontana dei Trevi, Erpincio, il Laterano, la Rotonda, San Pietro in Vaticano, Michelangelo, Dante, Machiavelli. Ma poi non serve mo che ti incominci a dirli tutti, tu. Se te la gusti, tutti sti uomini qui, vattene al pincio. Notoriamente ci sono i gusti dei grandi uomini. Ma la storia di tutto il mondo sano e la storia per Cristo è sempre storia. Cristoforo Colombo era italiano. Questo tono viene ripreso poi nell'ambizioso progetto che Pascarella portò avanti e che non ebbe purtroppo il successo desiderato, sia perché l'opera era il progetto dell'opera era troppo imponente e non riuscì a completarlo, sia perché quando fu pubblicato postumo l'ultimo suo lavoro non ebbe quel successo che egli si sarebbe aspettato. Ed era il progetto di raccontare le vicende della storia italiana dall'antichità al risorgimento. Avrebbero dovuto essere ben 350 sonetti, quindi un'opera di grande mole e impegno. Ne compose solo 267, sul modello presumibilmente delle rapsodie di Giovanni Marradi, che è un altro poeta di ambito carducciano. Però, intanto, quando la pubblicò, fu pubblicata dopo la sua morte, già la visione della storia romana a cui lui dedica grande parte, come vedremo, non era più la visione tipica del secondo Ottocento, era una visione imperiale, fra virgolette, della storia italica, no? Visto le nuove condizioni politiche. E allora, intanto, lui osserva tutta la storia con l'occhio di valutare il comportamento umano. Il comportamento umano, a suo avviso, come le azioni degli uomini, sono sempre uguali. Quindi, sia nel passato che nel presente, il tema fondamentale dell'ingratitudine, che già abbiamo visto e che a mio avviso è il tema proprio centrale della vicenda di Colombo, qui invece viene ripreso da un punto di vista opposto. Proprio per la brevità dei tempi ci limitiamo a parlare di due dei sonetti che trattano la vicenda di Romolo e Remo. In concomitanza con l'intenzione di celebrare la romanità anche dal punto di vista dei comportamenti, noi troviamo Romolo in uno dei sonetti che, per gratitudine verso la lupa che ha allattato lui il fratello salvando loro la vita, decide che le sia eretto un monumento nel Campidoglio. Poi, sempre con ricorso ai consueti anacronismi che conosciamo, Romolo ordina che l'immagine della lupa sia stampata, cito, sullo stemma dell'arma al municipio, che è ovviamente un riferimento alla storia moderna e non a quella antica. Questo bel esempio di gratitudine, secondo il poeta, ha fatto sì che la mala pianta del vizio opposto dell'ingratitudine non sia penetrata mai in mezzo ai romani. E insiste con l'affermare che il romano è sempre grato, salvo che. Questo salvo che giustifica il fratricidio, vedremo poi. Salvo che non si veda trattato ingiustamente da quelli a cui lui è amico. Venga trattato da nemico, perché allora non transige. E questo è il meccanismo che in qualche maniera motiva il fratricidio fondatore, quello diremo da parte di Roma.
Allora il personaggio commenta che fu brutta, lo so, gli era fratello, però pure Noante lo sapevo quante volte gli disse: remo, remo, fermati, state fermo. E invece quello, bisogna proprio dire, senza cervello, gli seguitava peggio a farlo scemo, fino a quel punto di arrivare allo stremo e farlo comparire per zimbello. E allora si capisce, a bozza, per quanto quello avesse sopportato, quell'altro dai sotto, in gozza, venne l'ora del giorno che successe. Quello che insomma via sarebbe stato meglio per tutti che non succedesse. Avrete notato nel dialetto di Pascarella che noi non siamo di fronte a un dialetto difficile da comprendere da parte di un non romano, anzi una sorta di dialetto fortemente italianizzato, come succederà anche per Trilussa, e che la prima grande differenza, a parte il livello, diciamo, artistico, con il linguaggio del Belli. Perché il Belli fece un percorso che è l'opposto rispetto a quello di Pascarella e Trilussa. Il Belli partì dall'alto per scendere nel basso, cioè per cercare di familiarizzare con il linguaggio plebeo. Non essendo più possibile fare questo, noi abbiamo un meccanismo che fa il contrario. E allora il dialetto che Pascarella adopera è un dialetto medio, già più vicino alla borghesia che al popolo. E questo perché anche lui aveva, diciamo, necessità, da parducciano come molti ritengono che fosse in toto, di non deviare dalle norme del Carducci neppure dal punto di vista linguistico, quindi di cercare una forma di dialetto che si discostasse il meno possibile dalla lingua italiana, se di italiano si può parlare, o di toscano in un certo senso. E poi c'è anche un motivo di natura storica. Quando lui compone l'ultima sua opera, si è già creato all'interno della società romana una tale immissione di persone che provengono da altre zone, cosa che è già cominciata dalla breccia di Portavia, diciamo, da rendere necessario quasi l'avvicinamento ad una sorta di linguaggio che non è più il romanesco tradizionale, ma utilizza le sue strutture, il suo lessico, per avvicinarsi il più possibile all'italiano. Del resto forse questo era il desiderio, l'aspirazione di Pascarella quando sosteneva appunto che il romanesco è una specie di italiano che inglobava tanti aspetti del nuovo Stato. Grazie.